incontro. Primo incontro sotto un nome nuovo, sotto il nome Uniti per i Beni Comuni. Questo, per intendersi subito, non è il Comitato dell'Acqua che si è trasformato in qualcosa di diverso. Questo è qualcosa di nuovo, è qualcosa che è nato certamente con quell'esperienza, che ha pensato che quell'esperienza non andasse comunque dispersa, ma che attraverso quell'esperienza ha identificato, come dire, alcune esigenze che tutti quanti sentiamo, che però richiedono evidentemente una condivisione, una partecipazione e una condivisione. Perché quello che noi cerchiamo di e vorremmo con oggi iniziare è un progetto. È un progetto che riguarda ovviamente i beni comuni, ma come riuscire anche a, come dire, riappropriarcene in qualche modo. Quello che sappiamo è quello che non ci piace oggi, quello che vogliamo definire è come gestirli meglio domani, ma gestirli assieme. Perché un elemento che manca oggi totalmente è quello proprio della partecipazione e della condivisione. Dicevo, questo non è il Comitato Acqua Bene Comune, questa è un'altra cosa. Un'altra cosa che dobbiamo, come dire, fare assieme, cominciando da oggi, perché oggi, come ripeto, è comunque un inizio, non vuole essere obiettivo di nulla. Vediamo come va la giornata, i vostri interventi, quanti di voi si sono riconosciuti dietro quel documento che poteva essere diverso, ma che aveva il solo intento di, come dire, mettere alcune paletti, alcune parole chiave, dietro il quale noi intendiamo chiedere conferma e insieme a voi parlarne e approfondire i temi. La parola beni comuni è una parola direi quasi abusata recentemente, vorremmo delinearla meglio. Sappiamo tutti, ma io sprecherò pochissimo tempo nel dire che sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, ma vorrei anche definire che se, dai beni comuni di tipo fisico, quelli per noi più abituali, l'acqua da cui deriviamo, voglio dire, come esperienza, l'acqua, la terra, l'aria, l'energia, ma quelli anche, direi, non personalizzati, parliamo della cultura, parliamo dell'informazione, parliamo di internet. Questo solamente per delineare, io mi auguro che poi ci sia il tempo e lo spazio per approfondire il tema. Ma quello che poi dobbiamo invece capire è come ci siamo d'accordo, tutti assieme, ecco il termine uniti, essere in grado di proporre alla politica, ma direi forzare la politica, direi condividere con la politica, quella di tipo amministrativo, delle scelte che devono nascere da noi. Io non andrei molto oltre, due cose di tipo organizzativo. Interventi li faremo brevi, di 5, 6, 7 minuti, per poter parlare il più possibile. Fuori, come avete visto, c'è una cassetta per contribuire a quello che sarà il primo impegno che Uniti per i Beni Comuni vuole darsi, che è andare a Roma settimana prossima, domenica. Incontro importante e significativo, perché noi non siamo chiusi qua. Sabato a Roma, e quindi l'idea è di fare una corriera per poter partecipare a un evento che è quello in cui vorremmo, anche qui, è un evento partecipato in tutta Europa ed è significativo il fatto che si pensi alla crisi e all'uscire dalla crisi in un modo non imposto, come invece è quello che ci stanno proponendo. Questa è una prima occupazione, un primo intervento, quindi fuori c'è la possibilità di contribuire. Chi poi deciderà, ma lo vogliamo, vorremmo saperlo entro oggi evidentemente, di partecipare, lì ci sono dei numeri di telefono e si rivolga entro la fine della giornata a Nico Paolon, che raccoglie le adesioni. L'altra cosa, ci sono sempre fuori alcuni testi, alcune copie di un volume che è la Società dei Beni Comuni. Questo perché evidentemente, come ho detto fin dall'inizio, parlare di beni comuni è bene sapere di cosa stiamo parlando, per non usare un linguaggio sbagliato, perché il dizionario ci è uguale per tutti. È un libro, una rassegna, non è un libro, scritto da non solo Paolo Cacciari, ha coinvolto una serie di personalità a parlare dei beni comuni. Mi sembra un'interessante scelta. Io non dico nient'altro, nel senso che, come dire, do la parola a questa che possiamo definire assemblea, così abbiamo voluto definirla, ma i termini possono essere molto diversi.
con almeno un suggerimento. Parliamo tutti in tempo limitato per poter dare accesso agli altri, e questo è un dato. Evitiamo di come dire, partecipare come soggetti precostituiti. L'adesione a questo documento noi l'abbiamo volutamente fare, abbiamo scelto di farla come individui e non come soggetti di organizzazioni. Questo ci sembra molto importante. Vorremmo che questa cosa venisse, questa linea venisse seguita anche dall'Assemblea. Buona giornata. Chi vuole cominciare a parlare? Io ho alcuni. Ah sì, ecco, un'altra cosa. C'è una lista che girerà, che raccoglie evidentemente le email, e in questo elenco, cioè, chiediamo anche in fondo chi di voi è iscritto o non iscritto alla.